Siamo in diretta, sono le ore 11, siete collegati con gli studi di Pianeta Oggi TV e microfoni Massimo Bonella per le prime notizie del mattino, altresì anche un occhio alle notizie che hanno caratterizzato quest'ultimo fine settimana, in collegamento diretto con Sales Web Network, che ricordo anche il sito internet per poter ascoltare saleswebnetwork.it. Alla regia centrale c'è Rosario Moreno che saluto. Dunque, iniziamo con le notizie più importanti, un po' una Top News questa della domenica mattina. Allora, subito in primo piano due notizie. La prima, la Concordia. Tutto sta andando come previsto e quanto ha detto il ministro dell'Ambiente Galletti al termine del briefing in Capitaneria di Porto a Genova. Tra 2 ore sarà all'imboccatura del porto. I tempi comunque non sono un problema. Concordia non è un treno che deve arrivare ad una certa ora, ha aggiunto. Nel primo pomeriggio arriverà a Genova il premier Renzi per le ultime operazioni. Proseguiamo con l'altra notizia in primo piano, anzi sarebbe meglio dire in primissimo piano. Terra dei fuochi. È terribile che una terra così bella venga rovinata da fenomeni come questi, di non rispetto dell'ambiente e di violazione. Così Papa Francesco ha commentato dall'elicottero le immagini della Terra dei Fuochi durante la sua visita a Caserta. Nella giornata di ieri, Papa Bergoglio è ripartito a bordo dell'elicottero dell'Aeronautica Militare per rientrare in Vaticano. Il Papa è di nuovo atteso a Caserta domani mattina per una visita privata al pastore evangelico Trettino. Prima di lasciare la Reggia, il pontefice si è concesso un nuovo bagno di folla tra i fedeli che lo hanno accompagnato verso l'uscita. Proseguiamo con le notizie. Vi ricordo che state ascoltando Sales Web Network in collaborazione con Pianeta Oggi TV All News da Venezia. Una nave straniera ha soccorso 305 migranti nel canale di Sicilia. L'imbarcazione, che ha a bordo moltissimi minorenni, compresi neonati, arriverà in mattinata a Pozzallo. La Polizia di Stato ieri ha eseguito il trasferimento di 200 ospiti dal locale centro di accoglienza. La Questura di Ragusa ha già avviato le indagini relative a quest'ultimo arrivo di migranti sulla base di video e foto forniti dall'equipaggio della nave soccorritrice. Proseguiamo con un'altra notizia, la TAV, dunque tornata alla calma in Val Susa, nella zona del cantiere della Torino-Lione. Dopo un assalto alle recinzioni con oggetti e pietre e la reazione delle forze dell'ordine con idranti e lacrimogeni, i manifestanti, hanno stimato che sono circa 250, sono tornati poi nella zona del presidio Gravella, da cui erano appunto partiti. Nella fitta sassaiola una funzionaria di polizia è stata ferita alla schiena da una pietra, non sarebbe comunque grave. A scatenare l'attacco sarebbe stato il fermo a scopo di identificazione di un noto attivista no TAV, protagonista di azioni di disturbo dopo una manifestazione, quella di ieri, che i promotori avevano annunciato pacifica. Dunque, per tutte le notizie relative all'Ucraina, vi diamo una fonte sicura che dice la verità, che è pandoratv.it, la nuova emittente online, All News, diretta da Giulietto Chiesa. Lo ricordo, il sito internet pandoratv.it, che c'è anche anche con questa emittente c'è una collaborazione sia di Pianeta Oggi TV che di Sales Web Network. Ed ora diamo un attimo uno sguardo alla homepage, alla prima pagina della nostra testata giornalistica, pianetaoggitv.net. Dunque, a taglio primo abbiamo un video straordinario perché dunque, è stato ripreso un oggetto mai visto nel cielo. Questo è successo domenica 6 luglio 2014 in località Cinisello Balsamo. Ecco,
vi invito dunque a cliccare su questo video per poter vedere questo oggetto che davvero non si riesce a spiegare che cosa sia. Naturalmente sono in corso tutti i vari approfondimenti, un video che deve essere motivo di studio, oltre che poi, oltre che a vederlo e basta, insomma, perché merita capire, perché non si è mai vista una cosa del genere. Poi a seguire abbiamo un'intervista, sempre a taglio primo, molto importante, da parte di Adolfo Marino ad Antonio Ingroia. Produzione è sempre Pandora TV, che come dicevo prima noi abbiamo questa collaborazione, allora l'abbiamo ripubblicata anche noi. A seguire il settimanale Spazio Aperto, settimanale radiofonico in onda ogni mercoledì sera alle 18:30 su Sales Web Network, condotto in studio da Bari da Antonella Intranò e Ugo Lombardi. In questo caso avevamo ospiti, due ospiti d'eccezione. Il primo era il dottor Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, ucciso dal cancro mafia, e Giorgio Bongiovanni, direttore della testata online antimafia2000.com. Alla regia centrale sempre il nostro Rosario Moreno. Poi si prosegue, abbiamo riportato anche un'edizione straordinaria che Pianeta Oggi TV aveva fatto in occasione dell'arresto di Giancarlo Galan. Poi a seguire il settimanale Pianeta Oggi Reporter, settimanale che va in onda sia in versione televisiva che radiofonica, dove si parla di tutela ambientale. In modo particolare vi segnalo l'intervista al professor Luigi Del Paus, che è esperto appunto in idraulica del territorio. E quindi a seguire il ricordo della strage di Via D'Amelio. Ecco, su questo stiamo ormai portando a termine il prossimo settimanale Pianeta Oggi Report dedicato proprio a questo ricordo della strage di Via D'Amelio a Pordenone, perché anche la città di Pordenone in contemporanea con Palermo aveva ricordato questo fatto di sangue bruttissimo, questa strage dove è stato ucciso Paolo Borsellino insieme a tutti gli agenti della scorta. Dunque, detto questo, vediamo una notizia che riguarda il contratto di Fiume. Come sapete, il contratto di Fiume non è altro che la tutela che il cittadino deve avere, o più cittadini deve avere, sul proprio corso d'acqua che passa vicino al proprio quartiere, nel suo territorio. E quindi su questo si sta muovendo anche la Comunità Europea, c'è un'organizzazione anche a livello nazionale. E qui nel Veneto abbiamo l'ingegnere Alessandro Pattaro, che è promotore di molte iniziative proprio ai fini di tutelare il territorio, ma anche rivalutare, cioè cosa ci può dare un fiume, che vantaggi ci può dare. Quindi non girare le spalle al fiume, al corso d'acqua, ma bensì guardarlo, osservarlo e rivalutarlo, e quindi riprendere un po' tutti quegli elementi positivi che ci può dare. In questo caso specifico, questa mattina, ricordo che siamo in diretta, sono le 11:09, c'è in corso l'esplorazione del fiume Vaglio. Appuntamenti dunque alle 9 presso la chiesa di Pero a Breda di Piave, alle ore 13 arrivo previsto a Villa Onesti. Quindi c'è una camminata lungo questo fiume, appunto allo scopo di rivalutarlo, di conoscere, di vedere tante cose che appunto non si erano prima mai visti, perché semplicemente non si faceva caso, ci si passava sopra così meccanicamente. Ecco. Vediamo se riusciamo a collegarci con Alessandro Pattaro. Allora, vediamo se riusciamo, se la regia un attimo che ci mette in contatto con Alessandro. Un attimo di pazienza. Dovremmo esserci tra qualche secondo. Allora, vediamo se. Tanto vi ricordo, state ascoltando Sales Web Network. Al telefono dovremmo avere l'ingegnere Alessandro Pattaro. Buongiorno, sono Benissimo. Alessandro.
Benissimo Alessandro, allora sei in diretta qui al Giornale Radio Comondo 2000. Allora, una domanda immediata: come sta andando l'esplorazione al fiume Vaglio? Benissimo, ci sono tante persone, siamo quasi 40 persone, amministratori, rappresentanti delle associazioni, tecnici, studenti, un po' di tutto, quindi la comunità scientifica, tutti quanti stiamo partecipando alla rilevazione delle criticità e delle valenze del territorio, così come le percepiamo noi. Il tempo meraviglioso è stato anche indulgente, per cui stiamo facendo anche una bella passeggiata, ci cioè stiamo anche godendo, oltre a fare un processo scientifico per la composizione del quadro conoscitivo. Ecco, Alessandro, com'è il tempo? Allora, è coperto, ma non piove, è caldo, un po' umido, ed è ideale anche per passeggiare lungo il fiume, ecco, se vogliamo dirla così. Ecco, allora voi praticamente siete partiti da Breda di Piave e state per arrivare alla villa, aiutami il nome, alla villa Orione. No, allora, siamo partiti sì da Breda di Piave, dalla chiesa di Pera, arriviamo alla via del Barone Onesti. Ah sì, al Barone Onesti, ecco. E quindi l'arrivo è previsto per che ora? E abbiamo un po' percorso le tappe, perché siamo andati un po' veloci. Noi pensavamo di arrivare intorno a mezzogiorno e mezzo, a San Biagio di Callalta, verso questa, sulle vestigia di un'antica villa, Villa d'Alezze. Adesso c'è un'azienda agricola che ci ospita e lì pranzeremo. E poi lì, sempre all'interno della villa, deve essere molto bella, non l'ho mai vista, ma deve essere molto bella, e faremo anche delle letture di poesie di Gian Pietro Barbieri e di qualche brano scritto da Renzo Franzin, il poeta dei fiumi. Ecco, molto bello questo. Quindi voi vi trattenete lì, quindi se qualcuno vuole venire a trovarvi, vuole raggiungervi dopo pranzo, subito nel primo, diciamo, nel primissimo pomeriggio, ecco, vi trova, insomma. Sì, tra l'una e le tre saranno appunto queste letture di poesie di Gian Pietro Barbieri e di brani tratti dal Respiro delle acque di Renzo Franzin, accompagnati dalla chitarra di Ulisse Fiolo. Questo fra l'una e le tre circa. Ecco, giusto per dare un attimo un orientamento a chi ci ascolta, dove si trova questa villa? È facile, cioè, arrivarci oppure un po' interna a San Biagio di Callalta? È a sud della Callalta, a sud di San Biagio, del centro di San Biagio, lungo via 25 Aprile, una strada provinciale, via 25 Aprile 6, si nota, proseguendo da San Biagio verso l'abitato di Monastier, ecco, per capirci, è sulla destra, si nota, c'è un cartello con scritto appunto Villa Onesti. Benissimo. Allora, Alessandro, io guarda, ti ringrazio molto per queste informazioni. Noi continueremo sempre a seguire questo diciamo, processo del contratto di fiume, a seguire intendo mediaticamente, ed è facile che dopo ci vediamo come Pianeta Oggi TV per qualche servizio video che lanceremo anche qui a Science Web Network. Grazie ancora. Ringrazio io Massimo e ringrazio Pianeta Oggi TV. Bene, a presto. Ciao Alessandro. Buona giornata. Perfetto, sono le 11:13, a questo punto non mi resta che chiudere qui dopo il collegamento con l'ingegnere Alessandro Pattero per quanto riguarda il contratto di fiume e le iniziative di questa mattina. Linea dunque a Rosario Moreno, alla regia centrale, per il proseguo della programmazione musicale di Salsa Web Network. Noi ci risentiamo alle repliche. Da Massimo Bonella, l'augurio di una buona giornata.